Questa è la nostra sistemazione a Jaipur. Di là c'è la nostra stanza. Vedete Davide che scrive. Allora, eccoci al Peacock Rooftop Restaurant. Questo è il caffè, la fine del pasto. Abbiamo mangiato, Davide è un dal, che è una zuppa di lenticchie, e io una roba che conteneva il loro tipo di formaggio, che hanno un solo tipo di formaggio in India. Con delle spezie, Davide intanto sta facendo tipo Paolini, quello che... Adesso mi tiro su un cartello con scritto delle cose ingiuriose. Usate i preservativi. Esatto, usate il preservativo. Quello va bene. E quindi adesso giro la fotocamera così vi faccio vedere la mia faccia. Ok, quindi, dicevo, abbiamo pranzato. Siamo a Jaipur. Il clima è un pochino più caldo rispetto a Delhi perché Jaipur non è tantissimissimo più a sud, però è vicino al deserto. Quindi giustamente più, è meno umido perché a livello di umidità ce n'è di meno, ma è più caldo. Infatti c'è questo vento, sembra di essere immerso in una specie di phon continuo. E adesso anch'io sto bevendo il caffè, che in realtà è lava, anche in questo caso. Quindi ci prenderemo con calma il tempo. Così. Siamo andati al mercato della Città Rosa, quindi la parte vecchia di Jaipur. E purtroppo oggi è domenica. E quindi noi non sapevamo che la domenica loro fanno il nostro stesso giorno di riposo. C'erano delle bancarelle, dei negozietti aperti, ma non di tutto. Abbiamo comprato dei quadretti con le divinità hindu da mettere nel centro yoga, uno di sicuro e un altro a casa. Questo è quanto, vedete la mia faccia sconvolta. Credo che il mio corpo non abbia ancora capito che mi trovo in India e quindi ha questi bioritmi un po' rallentati. Perché alla fine noi ci svegliamo ad un orario che per Torino è circa le 4:30 del mattino. Poi la sera non abbiamo sonno e quindi almeno io sto subendo un po' l'effetto di questa specie di jet lag, però sarà. E ci vedremo nel prossimo spezzone. Eccoci, siamo al Hava Mahal. Abbiamo pranzato, come avete visto prima. Adesso dobbiamo entrare a fare i biglietti. Sapete che in India i biglietti sono differenziati giustamente tra indiani e foreigners, cioè quindi persone che vengono da fuori, perché loro non possono permettersi di pagare quanto noi paghiamo, che comunque è abbastanza poco. E quindi tra le altre cose ci sono in genere due file differenziate. E noi siamo in meno persone rispetto a loro. Speriamo che qui non ci chiedano di nuovo di fare foto di continuo, come ci è successo nelle altre attrazioni turistiche. Ok, questo è Davide, ciao. Oggi siamo all'Humber Fort. Quello che vedete laggiù. Questa è l'acqua, io non ho ancora visto in effetti i posti con acqua. Finora abbiamo fatto una lunga salita, ovviamente con dei mezzi motorizzati, per arrivare fino qui e faremo la visita. Stiamo salendo al tempio della Dea Shila, infatti non posso riprendere dentro. Non si possono fare foto né riprese all'interno.
Guardate che bello. The typical India. Typical Indian palace. Really love it. Ci troviamo sul treno diretto ad Ajmer, non sappiamo bene come pronunciarlo. Non so se si nota, un piccione mi ha fatto prima la cacca in testa mentre eravamo in stazione. Sì, è una specie di merlo, qui ci sono degli uccelli simili ai merli. Siamo sul trenino che è l'Ajmer Express, che va da Agra. Questo è sempre Davide. È stata un po' un'epopea perché il treno è in ritardo di un'ora, ma senza. Così mi si è arrivato il nostro posto, no? Posto, che ha deciso di sedersi e gli facciamo schifo. Ma niente, dovremmo arrivare tra un paio d'ore in quel viaggio. Il caos di Ajmer, come potete sentire, caos di Ajmer, città che abbandoneremo domani senza molta ritrosia. Com'è? Ciao a tutti, oggi sentite questa voce un po' cavernosa perché mi è andata via a casa dell'aria condizionata che gli indiani usano come se fosse acqua. E siamo più dell'acqua. Qui siamo nel, come si pronuncia, Kaledo National Park, uno dei pochi parchi nazionali che abbiamo incontrato. Bharatpur Bird Sanctuary. Sì, all'interno del parco poi c'è il Bharatpur Bird Sanctuary, vedi che si chiama Kholadev National Park. Ci stanno inseguendo i guidatori di risciò perché per loro è strano che noi camminiamo a piedi. Sentite che arrivano. E faremo una passeggiata questa mattina qui dentro di circa 5 km, ci hanno detto, quindi. Niente di che. Vediamo se vediamo delle specie naturali particolarmente. Particolarmente interessanti. Oltre agli uccelli dovrebbero esserci ungulati, altri tipi di animali che però in effetti il mattino potrebbero non manifestarsi. Ci stiamo avvicinando a una specie di altare barra tempio. Allora, abbiamo visto una scimmia gigante prima, quindi adesso sono terrorizzata perché io, oltre a odiarle, le temo come si teme la morte. E quindi vorrei evitare che loro mi attacchino. Non può essere vero.
vuoi dell'arte. C'era qualcosa che si è infilato nei cespugli. Questi sono gli abitanti dei parchi, i chipmunk. Sto venendo qua. No, 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 no. Perché ho visto che stavamo mangiando, allora. Adesso farò una di quelle foto odiose sull'acquitrino. Buongiorno, la mia voce piano piano ritorna, non ritornerà mai come prima. Siamo sul Gatwan Express diretti al Taj Mahal. Riprendiamo adesso perché nel Taj Mahal non si può riprendere, non si possono fare fotografie, non si può respirare, non puoi mangiare, non puoi bere, non puoi ascoltare musica, non puoi farti venire lo stimolo della pipì, e quindi è necessario fare tutto prima. Una cosa singolare, non puoi portare cuffie, questo è vero. Ti è consigliato non portare libri in caso mai dovessi voler leggere all'interno del Taj Mahal, e quindi non si può fare niente. Veramente non puoi neanche camminare e sarai obbligato a prendere un tuk-tuk per girare all'interno del Taj Mahal. Quindi vediamo come sarà, se riuscirò a fare almeno una ripresa fuori, ma non quella dove si vede il fiume, perché è vietatissimo. Eccoci arrivati all'esterno dell'area del Taj Mahal. Come dicevo, all'interno non si possono fare riprese. Mi hanno confiscato un pericoloso taccuino, nonché una tortina, perché erano pericolosi per il Taj Mahal. Ma eccoci qua, qui c'è Davide, a cui non hanno confiscato niente ovviamente. Non avevo niente. Ma in realtà il quadernino io non me l'ho proprio ricordato di avercelo, e quindi vabbè. E un negozio di souvenir dall'altra parte della strada fa questo servizio di tenere le cose dei turisti, ma poi ti ricatta per avere, perché tu compri, vabbè, compreremo una cosa del Taj Mahal tipo per i miei genitori e saranno contenti. Ma sto facendo una ripresa velocissima, velocissima. Dicevo, questa è la ripresa del Taj Mahal, dall'unico punto da cui è possibile riprenderlo. Che poi si arrabbia. Eccoci al secondo, la seconda attrazione di Agra, che è l'Agra Fort. Stiamo salendo. Anche perché tanto dovremmo rientrare con il treno delle 6:10. Nel frattempo non sapevamo cosa fare. Lo status dei miei bronchi è abbastanza schifoso, perché sto facendo questa salita e ho il fiatone, per dire. Però vabbè, continuiamo, probabilmente più che altro intasati dallo smog delle città che abbiamo visitato. I chipmunk alla Agra Fort, con una signora dietro che fa i lavori. Sono immobili. È rimasto uno, qua ne torna un altro. Stavano giocando fortissimo, stavo cercando di riuscire a riprenderli. Filming how with Davide and Giant. We're filming how to eat Indian food properly. How is made this plate? Please explain to us, because it's very important. Usually in Indian plate you've got something which is liquid in the form of lenticchia. Like lentils. This.
and a dry dish like this. The dry dish. So the lentica or the lentils dish goes in the little bowl. The dry dish comes on the piatto. The rice comes on the side, and then you have the bread there. Okay. And you set up the plate. Then, in order to eat the lentica, you break the bread with your hands. You form a spoon with the bread like this. You put it in the bowl. And then, yum. That's okay. How you eat the Indian plate. Thank you for the tutorial. Now we know how to eat properly into an Indian restaurant. Thanks, Davide, for the support. For the coughing. Ciao, eccoci. Stiamo per partire alla volta di Milano. Io sono quasi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, quindi va benissimo. E niente, la nostra vacanza è finita. Se ci aspetta l'Italia con le sue toilette pulite, il cibo che non ti uccide e l'acqua che puoi bere, però mancano le cose belle dell'India, quindi Davide ci dà la sua opinione. Ci mancherà l'India. Ci mancherà l'India, anche se e i due ruote. I due ruote, sì, gli scooter. Niente, questo è il nostro aereo, siamo sull'ala, come potete vedere. La mia voce è praticamente tornata, è solo un pochino più nasale del solito, ma è già un miracolo che sia così, perché non l'ho potuta curare in alcun modo. È stata madre natura a fare tutto e il mio sistema immunitario, che per fortuna è buono. E niente, adesso tra poco dovrò spegnere il telefono. Spero di non avere un attacco di pane durante il decollo, perché ho preso tardi le gocce di benzodiazepine, forse non faranno effetto prima che decolliamo. Vediamo che cosa succederà. Guardate Davide come è preoccupato invece, non so che la sua maglia non è. Quindi ci rivedremo in Italia.